Anticipo subito che poi, finita questa diretta, caricherò in rete dei documenti con fotografie, con le parti, diciamo, tecniche di costruzione, con diversi dettagli, quindi non preoccupatevi che abbiamo molto materiale a disposizione. Intanto qui con me ho l'ingegner Lorenzo Lorenzo Vittori. Vittori, che ha fatto parte del team che ha progettato e costruito questa casa. E con lui parleremo sia di questa casa specifica, ma in generale della possibilità per l'utente di fare casa in maniera diversa dalla tradizionale e soprattutto con un progetto che stanno portando avanti, che è attivo in questo momento, è vivo in questo momento, un progetto di Enego Club, che è una onlus, quindi non è a scopo di lucro, di far costruire una parte dell'abitazione, quindi una parte dei lavori, viene fatta dal titolare, dal proprietario stesso, quindi si fa autocostruzione guidata, supportata appunto da queste persone in maniera che sia assolutamente tutto quanto super regolare, super a norma, e anzi, come vedremo, con risultati da un punto di vista dell'efficienza dell'abitazione, quindi molto praticamente i consumi che servono per riscaldarla d'inverno e rinfrescarla d'estate, consumi estremamente ridotti e un comfort abitativo decisamente superiore alla norma. Quindi ripeteremo spesso questo concetto che è possibile, appoggiandoci appunto a Enel Club, autocostruirsi un'abitazione. Certo, non il 100% del lavoro viene fatto dal proprietario, ma una parte consistente, e in questa maniera naturalmente si riduce il costo dell'abitazione, perché non è solo il piacere di farsi, diciamo, la propria abitazione, ma chiaramente si risparmia senza moltissimo. essere penalizzati sulla qualità del risultato. Ok, prego solo un attimo di alzare la voce, abbiamo un microfono potente, ma alziamo un attimo la voce e do la parola sicuramente all'ingegner Lorenzo. Beh, partiamo un attimo da questa casa. Questa casa è stata costruita con struttura in legno, tamponamento in paglia e poi altri materiali del tutto naturali, in particolare terra cruda, calce e finiture agli oli, in modo che da non portare inquinamento dentro casa. Perché con i committenti abbiamo deciso di seguire questo percorso? Per due motivi fondamentali. Primo, per fare delle case che non siano inquinanti da un punto di vista ambientale, perché sappiamo che il settore edilizio è il settore a più alto impatto ambientale tra tutti i settori, quindi per risparmiare energia, per portare meno inquinamento, meno emissioni di CO2 e tutto quello che sappiamo che riguarda il problema dell'inquinamento, grosso problema generale. Ma l'altro problema importante è il problema della salubrità, chiamiamola qualità e anche salubrità dell'abitare, perché si sta cominciando, diciamo, a divulgare questa informazione che noi come operatori del mondo della bioedilizia tentiamo di divulgare ormai da più di 20 anni, è che all'interno le abitazioni costruite con i criteri standard sono più inquinate, ma molte volte più inquinate, 4, 5. Cinque Dell'esterno, sì. volte dell'ambiente esterno, per Sì. cui per ribaltare quel concetto che quel mito, per sfatare quel mito che dentro casa è Si è il luogo del sicuro? rifugio, no? Cioè, si torna a casa per rigenerarci e così via, invece purtroppo dal dopoguerra in poi soprattutto nelle case ci si ammala di più che quando si è fuori casa. Perché ci sono materiali da costruzione che rilasciano diverse sostanze chimiche, tra cui in particolare la Esatto, formaldeide, che ormai conoscono un po' tutti sì, gli gas americani. radon, formaldeide, toluene, insomma tante Sì, gli sostanze, americani sì. hanno anche definito il nome di questa malattia, l'hanno chiamata sindrome da edificio Esatto, chiuso, con il sì. fatto che è stato di moda per molti anni sigillare l'abitazione, sempre per il discorso di risparmiare sulle spese di riscaldamento. Ecco, ma questa sigillatura non va assolutamente bene, per cui vedremo che una casa progettata bene prevede un riciclo dell'aria, tra l'altro con il recupero del calore, per cui l'aria che esce calda e viziata, però una parte del calore riusciamo a sfruttarla e Certo, diciamo, a certo. recuperarla. La prima cosa che abbiamo fatto in questa casa è stata quella di portare aria nelle fondazioni, perché
Ecco, il concetto di portare aria alle fondazioni è importante. Cosa significa per gli ignoranti perché come me? Concretamente vuol dire che le fondazioni sotto la casa, al di là di quella parte strutturale, quel minimo di calcestruzzo che serve a garantire la staticità della casa e quindi la sicurezza, diciamo, sismica, ecco, al di là di quella piccola parte, quel minimo di calcestruzzo che diventa inevitabile, insomma, ecco, tutto il sottofondo è riempito di ghiaione pulito molto grosso con dei canali, con delle prese d'aria poste al lato sud e al lato nord della casa, le possiamo anche vedere lì sopra il fianco dei terrazzi, sono delle prese d'aria che consentono un flusso d'aria sotto il pavimento. Queste. Esatto, per il fatto che dove batte il sole, cioè sempre in una casa c'è un lato dove batte il sole e il lato che è in ombra. Quando batte il sole è il lato caldo, la parte che sta dall'altra parte invece è il lato fresco. Per differenza di temperatura c'è una naturale anche differenza di pressione, per cui c'è un flusso d'aria che entra dalla parte fresca ed esce dalla parte calda, che si dirama attraverso questi canali forati e in mezzo il ghiaione pulito e forato. E quindi mantiene secco le fondamenta? Esatto, tiene asciutte le fondamenta. Tiene asciutte le fondamenta. Poi in questo modo si toglie dalla base dell'abitazione, si allontana anche il gas radon, che è un gas radioattivo. Naturale. Pur essendo naturale, un gas che porta purtroppo il tumore ai polmoni, e i dati dell'ARPA parlano di 350 vittime ogni anno solo nel Veneto per questa problematica. Quindi in questo modo noi ci risolviamo questo problema in modo molto semplice, senza guaine, senza ventilazioni meccaniche, ma semplicemente in modo del tutto naturale. Sì, mi permetto solo di aggiungere una cosa, visto che abbiamo parlato del radon, che effettivamente è un problema. Chi di voi volesse stare tranquillo, alcune associazioni di consumatori vi possono spedire a casa un kit in maniera che vi potete automisurare quanto radon avete in abitazione. Una di queste è Altro Consumo, non so se ce ne sono altre, comunque vi possono mandare a casa questo kit in maniera che potete misurarvi e quindi essere tranquilli e di essere in sicurezza. Questa, diciamo, era la partenza, la riteniamo noi, per una casa sana. Poi siamo saliti con una struttura in legno. Adesso, diciamo, da qualche anno si costruiscono abbastanza case, circa il 10% delle nuove costruzioni, dati dell'ANCE, insomma, di questo periodo, in Italia è costruito con il legno, quindi è una novità importante che sta venendo avanti. Ecco, attenzione che costruire con il legno non vuol dire aver di sicuro una casa sana, una casa ecologica. Ecco, bisogna che sia fatta bene. Bisogna che sia fatta bene. Adesso il legno deve rimanere distante dall'umido. Non solo, ma anche per altri motivi. Adesso non ci soffermiamo su questi aspetti. Si può fare, esatto, ma deve essere bisogna, fatta bene. Come ci sono case in muratura che possono essere fatte bene e altre no, ci sono anche case in legno che possono essere fatte non bene, parlo ai fini per il risultato per il committente, e casi che invece possono essere fatte bene. Ecco, noi tentando di seguire questo filone, come abbiamo fatto in questa casa? C'è una parte strutturale, diciamo, qui abbiamo scelto il criterio del balloon frame, cioè quindi di montantini messi ad interasse regolare, all'interasse di un metro ciascuno, no? Poi la scelta va fatta anche in relazione a quello che ci si mette dentro, perché si possono fare queste case con vari tipi di isolanti. Lasciamo perdere quelli sintetici, di cui insomma non è neanche il caso di parlarne per i danni che portano a tutti i livelli. Ecco, eventualmente ne parleremo in altre occasioni se ci può essere. Noi qui abbiamo scelto un materiale naturale, abbiamo scelto la paglia. Ecco, mi soffermo un attimino a spiegare perché la paglia, perché ci sono anche altri materiali naturali molto buoni, tipo il sughero, la fibra di legno, il calcio silicato. Ecco, noi abbiamo scelto la paglia perché pensiamo che sia il migliore tra i materiali naturali per alcuni motivi. Primo, perché
Innanzitutto la paglia, a differenza degli altri materiali naturali, non subisce nessun tipo di lavorazione, nessun tipo di operazione industriale. Cioè, come la fa il contadino, la si prende, la si imballa, magari col contadino si ragiona un attimino sulle dimensioni che ci può fare, e così com'è la portiamo in casa. Quindi non deve andare in un'industria, nessuna non deve lavorazione subire, chimica, niente, ma anche niente, una lavorazione neanche naturale, però nessuna lavorazione, quindi c'è energia zero, consumo di energia proprio meno di così. Ma non solo, ma essendo in questo modo la naturalità acquisisce una qualità superiore agli altri, perché solo il fatto di trasformare il sughero, di macinarlo, di portarlo sotto evaporazione, oppure la fibra di legno, macinarla ad alte temperature, tutte queste cose qui, pur lasciando il materiale sano, perché lo si usa lo stesso, ecco. È un costo energetico, ma anche un quid di qualità del risultato che essere avvolti dalla paglia non credo che proprio come qualità di sensazione di calore ci sia niente di meglio. Non è solo che un credo, è anche un po' un riscontro fatto con dove siamo intervenuti. Siamo intervenuti in questo modo. Allora, la paglia e questi montanti con la paglia messa in mezzo vengono chiusi poi sull'esterno. Anche qui ci sono tanti modi di costruire con la paglia. Noi abbiamo seguito quello che ci sembra, secondo noi, il migliore, quindi abbiamo chiuso sull'esterno con un doppio tavolato incrociato per poter fare i controventi, che il controvento è una operazione necessaria affinché la casa abbia le caratteristiche antisismiche che sono richieste e che sono necessarie in questo periodo. Col doppio tavolato incrociato è anche molto semplice da posizionare e si presta anche a quel discorso di cui aveva accennato il senatore un attimo fa, quello dell'autocostruzione. Questo criterio di montanti verticali e del doppio tavolato per chiudere ci ha consentito, e poi assieme anche al discorso del tamponamento con la paglia che si trova un po' dappertutto, no? Consentito di sviluppare un progetto su cui ora stiamo lavorando e che in parte è già avviato, quello di proporre a persone, soprattutto a giovani, soprattutto a nuove coppie, sì, soprattutto stati in questo periodo di crisi. Diciamolo, questa è la realtà. Proporre l'autocostruzione. In questo momento, ecco. il cantiere è già attivo? Il cantiere, in parte l'autocostruzione l'abbiamo fatta anche qui, mm-hmm. Si è riferita alla posa della paglia e alcune piccole altre parti, ma ora adesso abbiamo proprio predisposto un progetto e abbiamo già raccolto alcune adesioni e quindi dobbiamo completare. Prima cosa importante, c'è spazio per ulteriori adesioni o è già chiuso? Sì, no, c'è spazio per ulteriori adesioni. Questo è un intervento che verrà a Casale sul Sile. Ecco, allora stiamo parlando, siamo in provincia di Treviso, un paesino che si chiama Casale sul Sile, che è vicino a Treviso. Quindi c'è ancora spazio per giovani, sì, coppie, sì, esatto, anche non giovani naturalmente, certo. Che vogliono fare una casa nuova, perché stiamo parlando di una casa nuova, quindi non stiamo ristrutturazione di esistente, ma parliamo di farla da zero. E in questo caso, ribadisco, risparmiando una cifra che adesso magari possiamo lei, stare, se riesce ad operare in autocostruzione, possiamo dimezzare i costi, nel senso che alcune parti le dobbiamo far fare a un'impresa, certo. Cioè, per esempio lavorare, cioè, si fa in autocostruzione appunto quelle parti che riguardano il legno, anche perché non lavoreremo con legni di grandissime dimensioni, proprio per come è stato studiato il criterio. Quindi diciamo tutte le fondazioni, questa parte dove si lavora con delle calci, del calcestruzzo, quindi ci si può anche far male, insomma, quelle le affideremo all'impresa, come affideremo l'impresa anche per il momento, anche il tetto, la copertura, perché siamo in una parte piuttosto alta. È importante dire subito che viene fatto in autocostruzione tutto quello che può essere fatto in completa sicurezza. Quindi il progetto, certo, è assolutamente a norma di legge. E certo, non ci sono problematiche. Certo, poi alla fine vi metterò il link
c'è un sito con informazioni, sì, certo. Diciamo possiamo rimandare a Energo Club come sito principale? Sì, sì, Energo Club e l'architettura naturale Veneto. Ecco, allora voi cercate su, in collaborazione, sì. Cercate certo. Su Google Energo Club architettura naturale, comunque ribadisco, poi vi mettiamo su un successivo post, vi metteremo diverse foto, vi metteremo il link appunto per chi fosse interessato, documentazione tecnica, eccetera, eccetera. Quindi ribadiamo, è un progetto vivo, attivo, chi vuole costruirsi, in questo caso siamo in provincia di Treviso, poi ovviamente il discorso è generalizzabile, si può, ma qui questa onlus lo sta proprio facendo. C'è ancora spazio per adesioni. Quindi chi vuole, diciamo così, dimezzare il costo di un'abitazione, non solo dimezzare il costo dell'abitazione, ma anche dimezzare, annullare quasi completamente i costi di gestione, perché di riscaldamento e rinfrescamento. Ecco, questo edificio, appunto, per completare questa descrizione dell'esterno, poi entriamo anche all'interno per vedere anche la si può vedere. Vediamo l'interno, anche la qualità, poi magari sentiamo anche i committenti come vivono in quest'anno che sono qui dentro. Ecco, questo edificio non ha impianto di riscaldamento, tanto per capirci, queste sono le proprietà della paglia. Insomma, non ha impianto di riscaldamento, perché è talmente isolato che la casa si scalda da solo. Riusciamo a far vedere le montagne? No, qui siamo coperti, vi garantisco che qua siamo coperti da altre abitazioni, ma siamo a 30 km da montagne che in questo momento sono innevate, per cui vabbè, purtroppo abbiamo gli alberi lì in mezzo che in questo caso impediscono la visuale, però insomma siamo in Veneto, cominciamo a essere su una parte leggermente a nord del Veneto, abbiamo appunto le Alpi qui a 30 km, quindi il clima non è proprio, diciamo così, tropicale, quindi un'abitazione senza impianto di riscaldamento. Senza l'impianto di riscaldamento, questo appunto è il fatto che le balle di paglia hanno quei 35-40 cm di spessore, per cui le si usa così come stanno, no? Con quei pregi e ma anche quei limiti, se vogliamo, che però in questo caso non è un limite per noi, è solamente un pregio, anche perché abbiamo una normativa regionale ed anche nazionale adesso che non conteggia volume, ci sono tutte le norme urbanistiche da dover risolvere. Quindi non è che penalizza per il fatto che queste pareti vengono di 60 cm. Tra la balla di paglia 45, poi il doppio tavolato, poi il canucciato, la canna palustre sull'esterno per aggrappare l'intonaco e dentro 10 cm di terra cruda per poter vivere bene all'estate. Scusi, cos'è la terra cruda? La terra cruda è la terra che non subisce nessun trattamento meccanico, chimico, di quindi natura. Significa proprio terra, la terreno? La terra, il terreno, in parte anche il terreno stesso proprio di questa abitazione. Della zona, sì. Non è bastato, perché questa casa non ha scantinato, quindi il terreno che è stato tolto è stato molto poco. Comunque in altri lavori abbiamo usato proprio il terreno dello scavo, e quello che conta è setacciarlo. Ecco, questo terreno qui, quando è setacciato adeguatamente ed è mescolato con sabbia e basta, sabbia pura, senza calci, senza cementi e così via, e lo si usa per diverse possibilità. Diventa uno strato sul quale poi si appoggia l'intonaco? No, è l'intonaco stesso, Sopra, sull'esterno abbiamo messo il tavolato, abbiamo messo la canna palustre e poi abbiamo intonacato con la calce, perché per resistere alle piogge, alle intemperie atmosferiche, serve la calce come materiali naturali, niente cementi, ma calce sì. Sull'interno, ove appunto non piove, per fortuna, abbiamo messo 8 cm di terra cruda. Perché terra cruda? Perché la terra cruda, quindi quella semplice così, è il materiale che più di ogni altro ha la capacità di fare volano termoigrometrico. Cioè dire, quando in casa ci sono momenti di umidità particolarmente elevati, si cucina, si fa il bagno e così via, ecco, riesce ad assorbire se l'accumula, fa da spugna e poi quando per qualche motivo c'è una situazione di secco lo cede, quindi fa volano sia umido per l'umidità ma anche per la temperatura. Metti di giorno la casa si scalda perché
c'è il sole perché le vetrate fanno effetto serra, quindi si vive, si accendono le luci e così via. Assorbe calore. Assorbe il calore e poi quando manca lo rilascia di notte senza bisogno, a parte che qui appunto l'impianto di riscaldamento nemmeno c'è, ma questo vale anche nelle case diciamo che hanno l'impianto di riscaldamento, si tiene sempre conto di questa capacità che hanno i materiali con la massa. Ecco, tutti i materiali naturali hanno questa capacità di fare queste cose, ma la terra cruda ce l'ha più di tutti gli altri, insomma, perché con la terra sappiamo che si fanno i fanghi, si fanno le donne, creme di bellezza, di bellezza e così via. E noi qui abbiamo riempito la casa sull'interno, avvolta tutto il perimetro, di 10 cm di terra cruda. Ecco, questo ha anche un altro motivo, che è quello di superare dei limiti che hanno le case in legno, perché le case in legno, che hanno tanti pregi, se fatte bene, hanno anche un limite, che è quello di andare molto bene per l'inverno, perché il legno, gli isolanti naturali sono molto bene, ma soffrono in genere l'estate. L'estate soffrono perché sono molto leggere, tutte le case in legno sono leggere. Essere leggero ha tanti pregi anche dal punto di vista antisismico, si gestisce molto meglio, però per vivere in estate una casa in legno soffre, per cui bisogna intervenire con l'aria condizionata più che nelle altre case. Quello 10 cm di terra cruda porta massa, quella massa a volte su tutta la casa e anche in misura minore, non 10 cm ma 3-4 cm anche sulle pareti interne, mi porta quella massa che manca alle case leggere, che sono le case in legno. Quindi massa che serve per fare ammortizzatore. L'ammortizzatore, sì, perché, esatto, perché d'estate non c'è solo il problema di isolarci dal calore che viene da fuori, perché l'isolante, la paglia, mi protegge bene, l'isolante, quello che materiale che isola dal freddo e isola anche dal caldo. Il problema è che d'estate bisogna difenderci anche dalle sorgenti di calore interno, cioè le persone che sono dentro casa, 37 gradi, sono delle piccole stufe, le lampadine. E poi quando si accende il fuoco per cucinare, ovviamente. Esatto, d'inverno va bene perché questo aiuta, ma d'estate questo disturba e quindi questa massa riesce ad assorbire sia dall'esterno mi sia fa accumulo mi fa accumulo e quindi diciamo risolve completamente anche per certi aspetti questo problema della leggerezza delle case in legno, no? Perché l'estate, se noi andiamo a vedere come costruiscono le case in meridione nei paesi caldi, sappiamo che sono case grosse, con muri grossi, i trulli di albero bello, tanto per fare un esempio, muri da un per stare freschi, hai capito? Ecco. Certo. Quindi in questo caso noi appunto abbiamo fatto questo tipo, che in genere nelle case in legno pochi fanno, oppure meno. Ecco, fanno. Posso chiedere che visivamente questi non questi so sono dei balconi che davano delle piccole terrazze. Ah, che ancora, progettato per fare la terrazza. Per fare la terrazza manca ancora la ringhiera. Ok. Volevo capire se era un discorso costruttivo. Bene, c'è altro da dire? Dobbiamo far vedere qualche immagine o passiamo all'interno? No, se avete piacere io vi mando invece un file in cui c'è un po' una successione completa delle varie fasi di costruzione. Sì. Io adesso durante la diretta ho mandato dei link del nostro sito dove Dante persone... Faraoni è nel Go Club, quindi è uno dei responsabili del progetto. Dove link di approfondimento, del sito dedicato, che è architetturanaturale.veneto.it, dove là trovate un sacco di informazioni anche sull'inquinamento per esempio indoor che nessuno conosce, e questo abbiamo visto che ispira molta gente a realizzare la casa in via architettura in questa maniera. Certo. Bene, vogliamo fare Igor un'altra piccola panoramica esterna dopo entriamo? Sì, direi che sì, diciamo che esteticamente, esternamente non si nota, nessuno immagina che a parte quelle gratine, appunto, quelle piccole grate circolari di areazione che ci ha spiegato che servono per le fondamenta, diciamo che esternamente sembrerebbe una casa come tante altre, muratura bella, graziosa.
muratura. Per cui l'architettura locale di tutte queste zone. Ci sono dei sensori invece quelli esterni lì che mi sembrano dei sensori. Credo che siano delle lampade. Delle lampade di lumetto. Ok, naturalmente c'è il sensore. Dico, se vogliamo fare tutta una panoramica, facciamo anche un attimo questo lato, dopo entriamo, ma questo serve solo per far vedere in realtà che, a parte quella grossa travatura in legno che si vede, che quindi si capisce che c'è del legno che è stato utilizzato anche per la parte costruttiva, come vedete esternamente è assolutamente graziosa, assolutamente in linea con gli standard estetici a cui siamo abituati. Il tubone lì nel metallo? Sì, sì, quello è un cammino con cui si esterno sarà un parimento, quindi non serve per il riscaldamento. Ok. Sì. Naturalmente c'è possibilità di scelta, noi se, nella logica dei materiali naturali noi scegliamo degli infissi in legno. Ecco, naturalmente anche si potrebbe usare anche il PVC in questo caso. No, noi non vogliamo usare il PVC per un discorso di materiale. Sì, esatto, e anche perché deve andare in discarica speciale, il PVC, insomma, il PVC non, il materiale ha delle tossicità. Prendiamo un attimo il giro, che vedo che le superfici vetrate sono abbastanza abbondanti, no? Sì, per restare sui serramenti noi abbiamo usato il serramento con doppia camera, quindi il triplo vetro, perché la casa consuma 9 kW al metro quadro anno. Ecco, scusi, e in termini di classe cosa significa? Ecco, vuol dire che siamo in classe gold, vuol dire che siamo casa passiva. Quindi è il massimo. È il massimo, sì, che si può raggiungere. Perfetto. Sì, sì. La diamo ancora una volta la definizione di casa passiva in maniera da essere precisi e per chi non lo sapesse ripetiamo bene cosa significa essere casa passiva. Sì, casa passiva vuol dire una casa che ove i consumi energetici sono contenuti all'interno dei 10 kWh per metro quadro anno. Questo per la passive house. Secondo Casa Clima invece, che questa anche le di Casa Clima, invece di 10 sono 15, insomma. Ecco, vogliamo dire, allora 10-15 case eccezionali come questa. La media di una casa italiana? La media di una casa italiana è 250. Quindi pensate, cioè, si passa da 250 kWh a metro quadro a 10-15. A cioè, 9 in questo 20-25 volte di meno. Sì, 20, esatto. Ma è una cosa eccezionale. Esatto. Sì, mamma mia. Bene, ok. Andiamo dentro allora? Sì. Finiamo, ritorniamo indietro. È un motivo estetico il fatto che questa parte curva qui? Sì, questo è la scala che porta dal piano terra al primo piano e il fatto scelto di fare una rotonda esteticamente. Anche un po' complicato perché lavorare in tondo con il legno è più difficile che con la muratura, però si può. Possiamo anche dire, vabbè, a parte che adesso entriamo, già intanto che camminiamo, questa casa è costata sui 1.600 euro metro quadro. Allora, 1.600 euro metro quadro e anche qua qual è il paragone? Qua siamo praticamente, cioè, parlo di costo di costruzione. Sì. Le case normali che adesso si comprano in giro da un'impresa possiamo andare dai 1.300-1.400 fino ai 2.000-2.500. Siamo in media quindi, siamo in media. Siamo esattamente in media. Tirare sul discorso se noi riusciamo a fare autocostruzione. Facciamo autocostruzione, allora le cose possono cambiare in maniera interessante, insomma, fino ad arrivare anche a dimezzare questi costi. Allora, ripetiamolo per chi si è collegato da poco, siamo qui non solo per mostrare una casa passiva, ma per parlare del fatto
che grazie a Energo Club, che è una onlus, si può dimezzare il costo di costruzione, perché una parte della costruzione viene fatta dal proprietario stesso. Un'ampia parte della costruzione. Con un piccolo corso di istruzione, perché è chiaro che assemblare il legno deve essere fatto in certi modi, con alcuni criteri, insomma, e così via. E naturalmente c'è una direzione di lavori, c'è anche una maestranza qualificata che segue le persone, insomma, certo, ecco. Quindi comunque probabilmente sui prezzi bisogna anche dire che questa è una casa passiva. Esatto. E se una casa normale fatta anche in classe A può costare anche di più, però non ha l'efficienza e la qualità costruttiva di una casa di questo genere. Sì, chiaro che poi il conto va fatto poi negli anni successivi, però anche solo il mero costo di costruzione iniziale. Sì, qui sostanzialmente non hai bollette. Qui praticamente. Se non c'è l'impianto di riscaldamento. Tutti quei discorsi che noi, per cui noi lottiamo da anni, no, sull'inquinamento, eccetera. Sul risparmio energetico, sull'efficienza. La casa passiva significa che tu non hai spese per il gas. Tutta l'elettricità qua, la maggior parte dell'elettricità è data da un impianto fotovoltaico da 6 kW che sta sul tetto, e quindi questo ti porta sicuramente ad abbattere tutti quei inquinanti che ci sono, sia outdoor e anche indoor. Perché quello dell'inquinamento indoor è un discorso che è un discorso sottovalutato che andrebbe... parlando con lui qualche anno fa e poi leggendo quelli che sono i rapporti di ISPRA o del Ministero della Salute, che ha fatto degli studi specifici. Infatti, e abbiamo l'inquinamento all'interno di una casa che la maggior parte delle volte è più alto di quello esterno, quindi già abbiamo una seria e grave situazione esterna, ma all'interno delle case pochi sanno quello che viviamo, quello che cosa c'è, perché formaldeide, benzoapirene, e poi altri... il gas di combustione del fornello a gas. Accidenti, PM10 e PM2.5, nonché particolato, si crea all'interno. Infatti tutti i medici ribadiscono, continuano a ripetere, aerate la casa, aprite le finestre, in parole povere. Ripetiamolo, qui abbiamo un sistema appunto di riciclo dell'aria che potrebbe permettere di non aprire le finestre, in buona sostanza. Infatti diciamo, soprattutto d'inverno lavora proprio in questo senso con un recuperatore scambiatore, cioè nel senso che se l'aria dentro a 20, 21 gradi, 22 gradi, questo scambio continuo a bassissima velocità, per cui non è che tu non è come non si vedono correnti, esatto, non si vedono e nemmeno si sentono, no? Ecco, quindi l'aria 22 gradi che esce, supponiamo che fuori ci siano 0 gradi, quella che entra raccoglie l'80-90% di quei 22 gradi, per cui ha già 16-17 gradi. Quindi entra l'aria pulita in continuazione 24 ore su 24, anche di notte, quando teniamo presente che per legge noi dovremo cambiare l'aria completamente ogni 3 ore. Per legge, sono le indicazioni date quando si fa la legge 10, insomma, ecco, è previsto un cambio d'aria ogni 3 ore e completo. Quindi bisogna aprire tutto quanto. È una delle grandi novità di questa nuova edilizia, e qui si può fare anche a livello di ristrutturazioni, perché per esempio un'altra volta ho parlato di un progetto di una ristrutturazione di una scuola che spendeva cifre enormi per riscaldarsi d'inverno e comunque stavano al freddo abbastanza lo stesso. Anche qui sono intervenute queste nuove tecnologie con questa fuoriuscita, questo scambio continuo di aria, lentamente ma continua, e in questa maniera hanno ridotto di 10 volte il costo delle bollette e hanno un comfort interno estremamente migliore. Quindi questo di una gestione corretta del riciclo d'aria è una cosa fantastica, tra l'altro fatta con meccanismi che non sono stratosferici. Perché tu, se tu fai bene le cose per la salubrità, apri le finestre per cambiare l'aria, che dovresti farlo ogni 3 ore, quindi mattino,
mezza mattinata, mezzo, insomma, ecco, lasciamo perdere la notte. Perché, che no. Ecco, ecco. Certo. Tu però porti dentro aria pulita, ma fredda. Freddo, freddo, certo. Quindi, certo. Quindi ti serve calore per scuola. Quando hai fatto invece il recupero, la porti dentro a 16, 15, 16 gradi, capisci che per portarla a 20 ti basta poco, basta certo. Le persone, bastano le lampadine, bastano... Quindi questo direi che è un punto da sottolineare, qui la casa può rimanere con le finestre chiuse, esatto. E comunque il ricambio d'aria c'è. È una cosa che mi rendo conto, è persino difficile da immaginare, siamo talmente certo. Abituati a dover aprire le finestre. Se hai la paura, se il concetto di avere le finestre chiuse ti disturba, le apri, ecco, non è che non le puoi aprire. Ma uno poi lo capisce da solo, si vivendo da dentro solo, si accorge che la sta bene così, è analogo anche la bioarchitettura, la bioedilizia, no, porta sicuramente a questo, cioè le case fatte bene, dove l'involucro è fatto bene, poi le tecnologie sono veramente semplici e poche, ce ne vogliono esatto. Poche, ce ne vogliono poche, veramente, ed è questa la purtroppo grande rivoluzione che a mio avviso deve essere fatta in Italia. Perché cioè, noi scontiamo una cultura dei palazzinari dei decenni passati in cui l'ordine era costruire, 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 minimizzare i costi, la cultura costruttiva media di un italiano. Della qualità era oggi, solo apparenza. Ci sono un sacco di convegni sulla rigenerazione urbana, no? Che significa molto la rigenerazione, però quando si parla di edifici non si fa mai questo, sono pochi quelli che fanno ancora questo. Corretta e razionale diciamo presa, no, dei benefici vediamo dentro un po'. Sì, andiamo. Sì, andiamo dentro, togliamo le scarpe così sporcare che abbiamo tanto qua è che oggi ha piovuto, c'è fango, esatto. Insomma, no? Se no si può... Igor inquadra che ci togliamo le scarpe, tanto dentro il comfort è tale che si può stare tranquillamente anche in scarpe. Sì, sì. Se ci aprono, ovviamente. No, penso che sia questo. E così entriamo e vediamo anche l'interno di questa abitazione. Queste colonne qua sono tradizionali o hanno una parte in legno? Sono colonne in legno che poi abbiamo... Ecco, quindi anche queste sono in legno, sì, poi sì. Solo con il rivestimento. Sono state rivestite, esatto, con la canapa lustre e poi intonacate a calce. Dentro casa, proprio perché le mura sono spesse, non entra il segnale del cellulare, per cui questo buco di trasmissione è dovuto al fatto che abbiamo dovuto chiudere e farci dare il wifi e quindi adesso stiamo utilizzando effettivamente il wifi, quindi è una riprova che le mura sono spesse. E tra l'altro mi hanno già subito spiegato come questo materiale che vedete qui è appunto quella terra secca, terra cruda che ci spiegava prima. Tra l'altro, avevo detto prima, qui si fa una fatica incredibile a pensare che non c'è riscaldamento. Io scommetterei che qui c'è riscaldamento acceso. L'aria è buonissima, l'aria è assolutamente salubre. Tra l'altro, questa terra che è stata utilizzata viene mescolata con degli oli essenziali, per cui c'è proprio anche un buon odore. Nella finitura finale, insomma, di oli e cere, quindi ci sono anche gli odori delle cere di legno massello che è necessario in una casa ecologica, sì, no, portare le sensazioni olfattive, sensoriali, no? E anche della salubrità che si sente in queste case. Probabilmente quelli che ci stanno a sentire non la possono fare, ma noi possiamo sicuramente garantire che è veramente molto si percepisce. Ecco. Siamo avvolti nella paglia, io a casa ho 3-4 barre di paglia avanzate che tengo lì giù vicino al garage della macchina. E il cagnolino e il gatto di casa e gli altri due gatti di vicini sono sempre lì, vanno mezzo alla paglia, insomma. Vanno a proteggersi la paglia. Allora, ribadiamo, adesso vi mostriamo l'interno di una casa già finita, ribadiamo che poi nei link che già vi avevamo messo a disposizione ci sono le varie fasi costruttive, ribadiamo il fatto che per chi vuole è attivo in questo momento in provincia di Treviso un gruppo che farà autocostruzione di abitazioni, quindi si dimezza il costo
della costruzione, perché una certa parte, una discreta parte, viene fatta direttamente da chi appunto diventerà proprietario dell'abitazione. Quindi qui noi facciamo vedere qualcosa di già finito, vedete, grande utilizzo di legno, l'avevamo detto all'inizio, quindi diciamo la struttura principale è legno, con questo isolamento in paglia, paglia l'abbiamo detto, ripetiamolo, totalmente naturale, senza nessunissimo tipo di trattamento, né meccanico, né chimico, niente di niente. E quindi oggi vi facciamo vedere appunto una casa finita, magari più in là, quando sarà possibile, magari faremo vedere il cantiere aperto, quindi con le fasi di costruzione, però ribadisco, già dopo vi possiamo dare foto, disegni e quant'altro. Ecco, qui cos'altro possiamo aggiungere, perché la sensazione di benessere, quella non ve la possiamo trasmettere così via video, ma queste sono altre cose. Questa è quella scala che si vedeva da fuori, rotonda, che diciamo fa costruire il legno un po' più complicato, però si può anche. Questa è una specificità architettonica di grande valore, diciamo, perché se ci viene. C'è stato io qua il muro, ma. Non c'è. No, questo è molto bello, vedete questo palo. Sì, è un albero intero, è un albero. Sì, la scelta di non utilizzare l'X-LAN, no? Si sente lo stesso in diretta. Sì, allora spieghiamo un attimo, l'X-LAN sarebbe un nuovo modo di utilizzare il legno. Il legno ricostruito sono, diciamo, dei pannelli, pezzi di legno incollati uno con l'altro. Sì, è una delle ultime novità in fase di utilizzo del legno. Sì, ma qui non è stato utilizzato proprio anche per evitare le colle, no? Che ci sono cose, e non tutti gli X-LAN sono di grossa qualità, perché c'è la formaldeide in certi. Ecco, allora, scusate, un'altra interruzione, purtroppo nel vano scala, nella chiocciola, si era perso il segnale. Qui siamo al piano superiore e qui decisamente fa caldo. Decisamente mi verrebbe da togliermi la maglietta, quindi qui si nota ancora di più, diciamo, l'utilizzo del legno, chiaramente si vede molto bene. C'è il calore, il calore entra anche dalle finestre. Ecco, un'altra sensazione stranissima, appoggiando la mano alla finestra, che siamo abituati a sentirla fredda, il vetro, la finestra è calda. E io prima ho chiesto al progettista se avevamo il riscaldamento a pavimento, mi ero già dimenticato, l'abbiamo detto 3-4 volte, non c'è riscaldamento in questa casa, non c'è riscaldamento, siamo qui con quadra i piedi scalzi, e si sta da Dio, qui poi fa proprio caldo, insomma, siamo al primo piano, fa proprio caldo. Se si vuole diminuire la parte il meccanismo della ventilazione, si può anche intervenire per aggiustare, si può aprire, adesso evidentemente va bene questo calore, ma lo si può aggiustare, prendo questa tapparella qui che prende il sole in questo momento, mi porta calore dentro, no? Quindi la tapparella sull'esterno mi frena, mi fa in modo che non ci sia l'effetto serra, lasciandola aperta mi fa effetto serra. Quindi, forse è più difficile gestire il troppo caldo su queste case che il problema di dover riscaldare. Abbiamo visto che su quel vano c'è una pompa di calore alimentata da fotovoltaico, sì, che però serve per l'acqua sanitaria. Sostanzialmente serve per l'acqua sanitaria. Quindi pompa di calore, fotovoltaico, quindi anche in questo caso siamo quasi completamente autonomi. Diciamo. Qui l'autonomia è, il livello di autonomia è molto alto, no? Perché qui praticamente riscaldare l'acqua calda, fare il cibo, c'è un piano di induzione e sostanzialmente la luce e utilizzare la pompa di calore viene alimentata dai 6 kW dell'impianto fotovoltaico. Quindi anche la cucina naturalmente ha induzione. Quindi ricordiamoci, sposteremo tutto sull'elettrico, e tra l'altro facendo così miglioreremo anche molto la sicurezza, perché per quanto abbiamo ottenuto progressi eccezionali anche nel campo del gas, ricordiamo che il gas
gas è infiammabile, le tubature invecchiano. E, non solo, ma non ti impegni mai né da Putin né da altri che magari si possono ricattare per motivi purtroppo politici, a volte anche questo succede, o incidenti che ci sono stati anche poco tempo fa, c'è stato il pericolo di blackout, poi è stato scontato. Diamo un'occhiata un attimo alla pompa di calore, perché sono sicuro che gli ascoltatori vogliono vedere anche questo particolare. Qui diciamo tecnologia collaudatissima, standard. Sì. Forse prima non ve l'ho detto, ma la paglia è anche sul tetto, non solo nelle pareti. Ah, ecco, la paglia è anche sul tetto. Se poi sì, ti invio foto, il file, il resoconto completo. Qui stiamo parlando di una casa di quanti metri quadri? La casa, questa è una casa insomma abbastanza grande, sì, sì, siamo sui 230 metri quadri su piano terra e primo piano, e quindi niente impianto di riscaldamento, c'è la pompa di calore alimentata dal fotovoltaico che serve per l'acqua calda dei sanitari. Non c'è l'impianto a gas perché non c'è il riscaldamento con gas, non c'è la cucina col gas, quindi niente impianto termico, niente impianto di gas nemmeno per la cucina. Mi dispiace che non posso trasmettervi la sensazione di benessere, che qui dentro si sta veramente bene. Questo non ve lo posso trasmettere, ve lo posso dire a parole, si sta veramente forse bene. È utile. Vediamo un altro particolare, adesso ci spiega il progettista. Ah, ecco, questo è il bagno. Signori, rifatevi gli occhi con questo bagno, perché è veramente simpatico. Beh, al di là di questa vasca, che evidentemente non tutti si possono permettere, sì, volevo farvi vedere come su tutte le pareti non c'è neanche una piastrella, cioè tutte cose che invece quasi tutti fanno, insomma, ecco. Nelle case ecologiche non lo facciamo mai, perché le piastrelle impediscono alle pareti di assorbire l'umido, perché il bagno è un luogo molto, molto umido. Invece queste pareti con la terra cruda fanno da spugna, e poi quando il bagno è finito poi lo cedono, insomma, e quindi vanno a riumidificare. Ecco, ripetiamolo, perché anche qui si fa fatica, sono concetti talmente nuovi per noi. Siamo abituati a entrare nei bagni e vederli piastrellati, perché ovviamente devono impedire all'umido di entrare nel muro, all'acqua sul muro, e di penetrare con danni, con danni gravi. Le pareti, quindi vedete, queste non sono piastrelle, non c'è niente. Le pareti sono state impermeabilizzate trattando la terra proprio in un modo particolare, insomma, ecco. Cioè, la terra cruda è abbastanza facile da lavorare per un intonaco. Ecco, se poi si vogliono raggiungere dei risultati particolari, sia in termini estetici ma anche di risultato, va lavorata insieme con del sapone o insieme con della cera, si tratta in modo che si impermeabilizza, pur si diventa impermeabile anche se non c'è la piastrella, insomma, ecco, e mantiene tutte quelle caratteristiche di volano termoigrometrico che consentono questo comfort che noi sentiamo, non è solo dovuto al calore, che al freddo che non c'è. Igor, vieni qua, perché meraviglioso l'isolamento eccezionale di questa casa, e qui si vede anche lo spessore proprio della guardate, l'isolamento è tale che io ho questo lusso di avere un lucernario, vedo che c'è uno scorrevole lì, una tappella scorrevole, quindi posso farmi il bagno e vedere fuori il cielo, e qui si nota proprio lo spessore del tetto, perché appunto contiene anche in questo caso questi 65 centimetri di paglia appunto isolante, quindi guardate che meraviglia, che comfort fantastico ottenuto con materiali che la natura ci dà da sempre. Quindi quando diciamo che le abitazioni italiane sono state costruite veramente molto molto male negli ultimi decenni, possiamo dirlo. Bene, torniamo giù, facciamo una discesa veloce, così speriamo che non cada la linea. Siamo col wifi o col 3G?
Sono qui con i proprietari dell'abitazione che intanto ringrazio per la gentilezza, perché proprio ci siamo entrati in maniera assolutamente in gruppo proprio. Tra l'altro credo che riceviate visite abbastanza spesso, presumo, per vedere sta meraviglia. Sì, spesso, ma siamo anche abituati. Contenti? No, sì, siamo sì. Contenti. Fa piacere. Certo. Quindi siete assolutamente contenti della spesa che avete fatto, che ci hanno spiegato che comunque in media con un'abitazione normale, quindi si vive bene, sono qui dentro. Benissimo. Sì. Si vive molto bene, siamo stati l'unica, come si può dire, accortezza, bisogna essere supportati da tecnici seri, perché non è una casa qualunque, ci vuole gente del settore che capisca, perché sinceramente... Ecco, a voi come vi è arrivata l'idea di fare questa casa? Da chi l'avete saputo? Cioè, vi siete mossi voi? Avete cercato? Tutto è partito quando ci siamo affidati all'architetto, il dottor Dalla Torre di Treviso, che ci ha fatto conoscere l'ingegnere Vittori. La nostra idea era quella di fare una casa in legno, normale, come tutti sappiamo. Sì. E conoscendo l'ingegner Vittori ci ha detto che c'era la possibilità di fare una casa in legno con la paglia. Un po' titubanti all'inizio, perché tutti sappiamo la storia dei tre porcellini, sì, sì. Però l'ingegner Vittori è stato capace di spiegarci bene il tutto. Voi avete assistito anche alla costruzione, se arrivate a vedere il cantiere. Sì, 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 quindi sì, voi sì. Garantite che qui dentro c'è la paglia? Beh, ma si vede anche sul pezzo del muro. Dopo, non c'è l'impianto di riscaldamento. Quindi voi bollette... Noi spendiamo circa sui 150 euro al mese di corrente, basta, e l'acqua. Corrente elettrica. Sì, però stiamo parlando di una casa di 230 metri quadri, quindi un utilizzo abbastanza, insomma, importante. No, che dire, vediamo sto particolare in paglia, che così sì, si vede. Facciamo, come si dice, la prova del 9. Qua c'erano stati problemi tipo l'umidità là, mm-hmm. Abbiamo scavato e là si vede benissimo. Questo è lo scavo, la rimanenza dello scavo. Quindi questa qui marrone è la famosa terra cruda. E poi Igor, se si riesce a inquadrarlo, qua si vede, si tocca. Sì, c'è stata un'infiltrazione. Questa è proprio paglia vulgaris, con i quali da giovani tutti quanti ci abbiamo giocato un po'. Quindi sì, è così. Paglia, terra, robe mostruosamente naturali. E quindi da quanto tempo è stata costruita? Un anno, mi pare. Siamo dentro da un anno, però sì, più o meno, sì, un anno, un anno e mezzo. Ecco, architetto, lei ha altri progetti di altre famiglie, di altre... Abbiamo fatto anche degli altri lavori con la paglia, adesso in questo momento non ci sono altre richieste particolari, contiamo molto su questo progetto di co-housing da fare a casale. Ah, ecco, sì. Perché abbiamo detto autocostruzione, lo ribadisco per l'ennesima volta, perché è importante ribadirlo. Autocostruzione, però con la tipologia del co-housing, che per chi non lo sapesse è una via di mezzo tra un condominio e appartamenti privati, nel senso che ci sono spazi comuni, mm-hmm. Qui co-housing, e spazi assolutamente privati, quindi per esempio la parte giochi, lavanderia, officina, giardino, ecco, quello, diciamo, sono comuni, e poi invece ogni, diciamo così, famiglia, ogni proprietario ha le sue parti, quindi la sua cucina, il suo bagno, la sua camera da letto, la sua casa, dipende. Quindi diciamo, sarebbe l'evoluzione del condominio. Il co-housing è una forma, diciamo, per acquistare la casa, molto usata nei paesi del nord Europa, anche negli Stati Uniti. Ma per quale motivo? Ma il discorso è molto semplice. Comprare un terreno per fare la casa, se lo fai con una famiglia, spendi minimo 100.000 euro. Ok? Invece se lo compri in quattro, lo stesso terreno di
1000 metri quadri, 2000 metri quadri, lo dividi in quattro, per esempio, perché quattro famiglie ci possono stare, fai quattro case singole o quattro appartamenti, e quindi già lì dai 100.000 si passa alla spesa di 25.000, quindi si dimezza. Lo stesso è poi è per tutti gli altri servizi che ci sono, che l'ingegner Vittorio potrà dire di più, sia il pagamento delle varie utenze eccetera, no? Cioè, ma l'efficienza e è quindi praticamente la costruzione stessa dell'edificio, ci sono delle pareti in comuni, insomma, capito? Qui certo. La casa singola tutto ricade su di te, il tetto in comune, insomma. E tutto questo praticamente, tutta una serie di servizi e poi anche il giardino, che magari su una casa singola ti può costare chissà quanto, avere il giardino condiviso o anche come è stato progettato all'interno di questo co-housing, ci sarà un'area di circa 90 metri quadri, una grossa stanza che può essere utilizzata per incontri, assemblee, conferenze, oppure c'è uno delle persone che fa i corsi di yoga interessato a qualcosa. Il co-housing socializza sia tra le persone, ma può socializzare anche con l'esterno. Qui a Treviso oltretutto c'è già un co-housing quello attivo. Fatto con Banca Etica. Quello fatto con Banca Etica. Allora avviso gli amici Banca Etica che si preparino, perché andremo a fare una diretta anche lì e mostreremo sì, anche. Noi appunto faremo tra l'altro il 16 marzo, che è un venerdì sera, faremo una propria presentazione di questo progetto a Casale sul Stile insieme con l'amministrazione comunale, e quindi illustreremo tutti questi dettagli di questa parte pubblica rispetto alle parti private. Ci sono poi anche degli orti privati per ognuno, è un gruppo che prevede 8 famiglie, insomma. Ok, allora ripetiamo la data, 16 marzo a Casale sul Sile, per chi è interessato a co-housing in autocostruzione. Quindi, sì, anche il discorso della casa di legno con la paglia, insomma tutta questa problematica. Autocostruzione naturale, quindi ripariamo case passive, certo, come questa. Quindi chi è della zona Treviso e circondario, 16 marzo Casale sul Sile. Esatto, sì. Oltre a degli spazi comuni, sono gli stessi dei giardini comune e anche degli orti privati, quindi molte cose. I costi sono molto interessanti, anche perché appunto l'amministrazione in questo caso ci dà questi 3.000 metri di terreno a un costo agevolato, che è circa metà dei costi di mercato, insomma, quindi è una bella opportunità soprattutto per coppie giovani, ma non solo coppie giovani, insomma, anche meno giovani. Anche meno giovani. Cioè, insomma, l'autocostruzione sarà per chi la vuole, non sarà obbligatoria per tutti naturalmente. Sì, no, è chiaramente una possibilità, esatto, non è certamente un obbligo, non è certamente un obbligo. Anche chi volesse semplicemente entrare in questo co-housing. Esatto, gli piace il luogo, gli piace la tipologia costruttiva, non c'ha la voglia, il tempo o le forze per farlo, avrà un costo meno che i costi di mercato di sicuro, perché tutta l'operazione è fatta non in termini speculativi, ma è fatta in termini con i nostri principi, insomma, non i costi veri e propri. Chi poi riesce anche a praticare l'autocostruzione, allora lì si può abbassare il costo. Una domanda che non avevo fatto prima: il legno è italiano o per questo tipo di costruzioni c'è bisogno? Il legno è europeo, sicuramente europeo. Austriaco, fondamentalmente è austriaco. Questo è una vita. Ecco, non ci sono trattamenti particolari, che quindi ripetiamo per l'ennesima volta, questa casa non emette formaldeide? No, questi sono stati trattati con il sale di boro per quanto riguarda protezione del tavolo, quindi sali naturali, non ha nessuna sostanza chimica, il tavolo scappa da quando c'è il sale di boro, e quindi non è protetto. Poi sono stati protetti con oli vegetali, con oli misti con cera, insomma, ecco, di una ditta italiana, tra l'altro. Insomma, gli oli sono della ditta italiana, oltretutto, insomma, quindi non c'è niente di chimico, niente di
così come appunto sulle pareti e soprattutto. Sì. Bene, allora. Un'ultima cosa, sì. Dico. Banca Etica, no? E il nostro sponsor, nonché il nostro partner per quanto riguarda sia il co-housing che la costruzione di case di questo tipo. Lo dico perché Banca Etica, a parte la, insomma, le specifiche etiche che ha, no, ha anche dei buoni prodotti per, specifici per questo tipo di quindi prodotti, finanziamento, quindi un finanziamento, dei finanziamenti specifici sia per il co-housing, no, e lì è partner, quindi noi tutte le persone che vengono devono fare il finanziamento, le indirizziamo a Banca Etica perché se hanno bisogno i prodotti, esatto, se hanno bisogno di finanziamento perché hanno i prodotti specifici e anche con degli interessi molto interessanti. Ecco, di Banca Etica chi mi segue sa che ne ho parlato qualche centinaio di volte e questa è un'ulteriore riprova di come faccia veramente progresso, come faccia veramente sviluppo sostenibile. So che non si dovrebbe parlare di sviluppo sostenibile, diciamo progresso, ecco. E quindi per chi è interessato a Banca Etica, alla finanza etica, trova la mia classica sezione appunto finanza etica sul mio blog personale. Quindi io qua ringrazio ancora l'ingegnere, ringrazio Dante, ringrazio i proprietari e spero di aver fatto una cosa utile e quindi grazie a tutti e buona giornata.